gara molto sentita dalle due tifoserie, animi ulteriormente surriscaldati dalle dichiarazioni degli allenatori. Gran clima. Un ideale abbraccio a tutti gli amici all'ascolto. Coppa Italia Freccia Rossa che si appresta a rimettere l'ultimo verdetto. Il più atteso è il giorno della finale e vedremo chi scriverà il proprio nome nell'albo della competizione. Con me, come sempre, Lelia Dani. Match che promette di regalare emozioni fino alla fine. Siamo arrivati alla fine, si assegna la Coppa Italia. Attenzione perché è solo 1-0 dunque di questa finale di Coppa Italia. Questo è un gol che ci viene riproposto. Hanno avuto vita facile a eludere l'intervento del portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lobotka. Ecco Lukaku. Matteo Politano. Perde il pallone, pericolo. Attenzione a Morata. Sbaglia la conclusione a tu per tu col portiere, pallone che termina sul fondo. Bisogna sempre cercare l'equilibrio fra potenza e precisione. Pier, di sicuro gli rimarrà in testa per la prossima volta. Occhio al recupero in una zona interessante. Lobotka. Ecco De Hernandez. Leao. Servito Morata. Occasione da sfruttare. Sportiello, che parata! Allontana Rachmani. Bellingham. Attenzione a Messi. Prendere il portiere, ordinaria amministrazione, quindi il portiere non ha problemi. David Neres. Gioco fermo e calcio di punizione per il Napoli. Polo Ruscio. Grande tempestività di questo intervento. Si inserisce bene e recupera. Possono colpire di rimessa. Supera di netto il marcatore. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Messi. Occhio Messi che è solo. Vantaggio che comincia a farsi pesante. Sono due, adesso il gol da recuperare per gli avversari. Non so se volesse metterla proprio in piedi. Fatto sta che ne è uscita fuori una conclusione di rara precisione. La palla sotto la traversa e il portiere battuto. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Il numero 15, Lionel Messi. Va sulla corsia Leao. Palla buona per Leao. Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta.
fischia l'arbitro e manda le squadre a riposo al termine della prima frazione. Secondo tempo che ha avuto inizio. Non è interessante. Occhio a Jasper Holland. Allontana Rachmani. Recuperano bene il pallone. Colpisce i legni. Un vero peccato, Pierre avrebbe meritato molto di più. Sale con il pallone. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Lo supera benissimo. Altra occasione, attenzione. David Neres. Pallone gestito male. Non sbagliano nemmeno questa volta. Tre reti di vantaggio. Partita in cassaforte. Per chi se lo fosse perso questo gol di prima, onestamente era difficile sbagliare da quella distanza, ma ha mantenuto la giusta freddezza per battere il portiere. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Con il numero 11, Erling Haaland. Palla vagante adesso. L'arbitro ha visto il pallone, dunque punizione. Controllo sbagliato e palla in out. Palla rubata in una zona pericolosa. Holland. Metri per andare. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Un gol facile facile, come possiamo vedere da questo replay. Nessuna chance per l'estremo difensore. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. Lobotka può girare il pallone. Può andare lungo sull'out a campo libero. Si inserisce bene il recupero. La messa dentro. Ultimi 5 minuti che saranno poco più di una formalità, visto il punteggio, si attende solo il fischio finale dell'arbitro.
È arrivato il momento di cambiare qualcosa. Esce dal campo con il numero 81 Giacomo Raspadori, dentro con il numero 18 Giovanni Simeone. Calabria, Morata, ottima la copertura. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Possono colpire di rimessa. Fischia la fine l'arbitro con la coppa che va in archivio. Trionfano al termine di un torneo giocato ad alto livello. Ci tenevano in maniera particolare a questa competizione. Lo si era visto già dalla prima partita, Pier. Non era facile oggi. La pressione era notevole, ma una volta in campo hanno dimostrato di volere la vittoria a ogni costo. E il resto è storia. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo. È il momento più atteso, è il coronamento di un viaggio partito da lontano. I sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta da alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pier, per i tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo, ed è quello che sta per succedere a loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere al loro posto, fidati. Tifosi in delirio dopo la conquista della Coppa, del resto c'è anche il loro marchio su questa vittoria. Non hanno mai fatto mancare il sostegno e adesso possono condividerne la gioia. Davvero belle queste immagini, Pier. Fanno sfoggio del trofeo appena vinto. Se potessero, credo ringrazierebbero i tifosi uno per uno. È il momento più atteso, è la foto di gruppo con la Coppa da custodire come una reliquia. Come un ricordo incancellabile. Una foto che vale più di mille parole, Pier. Ricordi indelebili, una giornata indimenticabile.